Bentrovati amici, il nostro bel viaggio prosegue. Sospesi tra il realismo di una lotta che mette a rischio le coronarie di partita in partita e di minuto in minuto e la speranza di un orizzonte più sereno verso le ultime settimane di campionato. La lotta resta accesa, nessuno è disposto ad arrendersi e le emozioni si alternano senza soluzione di continuità. Si gioca senza sosta e servono idee lucide, come quelle garantite sempre dal nostro ospite di questa sera. Cuore, ma anche cervello granata. Siamo pronti a raccontarvi la storia di chi pareva un predestinato sin dai primi passi nel settore giovanile del Padova. Invece, per affermarsi in Serie B, ha dovuto affrontare una strada tortuosa, una sorta di percorso catartico transitato anche dalla Serie D. All'inferno e ritorno, per restituire al calcio italiano di alto livello un piede sinistro di qualità certificata e una testa pensante, dentro e fuori dal campo. Questa è la storia di Igor Radrezza. Igor, cominciamo a raccontare la tua storia proprio dal primo ciak, dall'inizio. Qui una tua foto da bambino. Che bimbo era Igor Radrezza? Hai la faccia del delinquente. Sì, penso che questa foto qui ritragga proprio Igor Radrezza sin da bambino, dall'età penso 4-5 anni. Lo sguardo si capisce, si percepisce proprio che ero un bambino vivace, lo sono tuttora, ma ormai sono diventato un uomo, quindi tante cose le ho migliorate. Ho sempre avuto un carattere molto forte, particolare, ne ho combinate di tutti i colori da bambino, però alla fine ti serve poi per crescere, per maturare negli anni. E poi cresci in questo posto, questa è casa tua, dove siamo? Sì. Ponte Manco è un borgo storico del XVI secolo e non è sponsorizzarlo, ma è davvero un posto bellissimo dove sono cresciuto io insieme alla mia famiglia. Tuttora, quando ho possibilità, ci torno ovviamente a trovare i miei genitori ed è uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi questo, c'è proprio una classifica che ovviamente ha stipulato questa cosa. Ed è un posto bello, io in quel canale lì più di qualche pallone mi c'è finito dentro e ho iniziato lì, i primi calci li davo proprio davanti a casa mia. E poi a proposito di famiglia, anche una parte della tua famiglia che adesso non c'è più, il tuo cane, Siria. Sì, con lei ho fatto l'adolescenza, ero davvero bambino quando è arrivato questo cucciolo a casa, idea di mio fratello, l'ha voluto lui a tutti i costi. I miei genitori erano un po' contrari all'inizio, poi alla fine, come tutte le famiglie, quando hai un animale domestico dentro casa ti ci affezioni e l'hanno poi accudito più loro che io e mio fratello. E è mancata 3 anni fa, però ho voluto mettere questa foto perché è stato l'animale che mi ha fatto crescere ed è stata un'ottima amica, un'ottima compagna d'adolescenza. Ecco. Senti, invece mamma e papà come ti hanno gestito da piccolo, visto che eri così vivace? Mamma e papà sono le persone più importanti della mia vita. E loro mi hanno cresciuto, non mi hanno mai fatto mancare nulla e hanno fatto tanti sacrifici, soprattutto mamma, per il lavoro.
portarmi a calcio, agli allenamenti quasi tutti i giorni, hanno fatto davvero i salti mortali per me, però devo tutto a loro perché mi hanno fatto coronare questo sogno di diventare giocatore di calcio, che era la mia più grande passione. E poi accanto a te anche un fratello e una sorella, Ivan e Silvia. Tu sei il più piccolo sì, dei tre? Sì, sono il più piccolo, loro, Silvia è la più grande in assoluto, abbiamo noi tre esattamente sette anni e mezzo di differenza l'uno dall'altro. Silvia la più grande, Ivan quello a metà, tra virgolette, di mezzo, e io sono il più piccolo. E adesso mio fratello è da 5-6 anni che si è trasferito a Londra, vive lì per lavoro. E siamo una famiglia, tra virgolette, un po' lontana fisicamente con tra i miei genitori e loro, così, perché ognuno ha intrapreso la propria strada, la propria carriera per motivi di lavoro. Però il mio sogno sarebbe ritornare poi a riunirsi come in età più piccola, quando io sono cresciuto. Con mia sorella poi ho un rapporto ora bellissimo, ma una storia un po' particolare, nel senso che l'ho conosciuta solamente qualche anno fa, e quindi con lei ci siamo detti che tutto il tempo che abbiamo perso e gli anni che non ci siamo conosciuti, ora bisogna rincorrere e sfruttarlo al massimo per tenere la famiglia più unita possibile. Sapevamo negli ultimi anni di la presenza l'uno dell'altro, ecco, ci siamo conosciuti e adesso non ci vogliamo più perdere di vista, e senza nulla togliere a mio fratello, ripeto che con lui siamo cresciuti, il bambino mi ha dato qualche bastonata anche fatta bene, perché ovviamente il mio carattere era vivace, però adesso sono anche loro i miei primi tifosi, da casa mi seguono, sono felici e orgogliosi di me. E visto che hai parlato, insomma, dei tuoi primi tifosi, adesso, tra poco, apriamo la parentesi del calcio. È questo il biglietto da visita di Igor il Terribile, col suo sinistro tagliente, per entrare nel club dei top player di Serie B. Precoce, ma poi apparentemente smarrito tra retrocessioni e fallimenti. Talento da monitorare, ma non è una novità assoluta per chi da bambino pareva destinato a una grande carriera. Un talento precoce, ma poi apparentemente smarrito tra retrocessioni e fallimenti. Ripartire da zero non è mai esercizio semplice, ma per chi ci crede diventa anticamera della risalita. Igor, abbiamo raccontato la tua vita, la tua infanzia, la tua famiglia, adesso cominciamo a parlare di calcio e lo facciamo con una maglia bianco sudata. Qui sei davvero un bambino, però insomma il Padova è stato la tua vita calcistica. Padova mi ha cresciuto, mi ha accudito, cioè mi ha preso da bambino e mi ha trasformato in un giocatore di calcio. Qui è una foto. Penso all'età di 8-9 anni, ero capitano del Padova, io ho fatto proprio tutto il settore giovanile, infatti ho battuto ogni record in quegli anni lì, perché sono arrivato proprio all'età di 8 anni e sono andato via nell'anno della prima squadra, e quindi ho fatto 13 anni consecutivi al Padova, e il settore giovanile all'epoca era uno dei settori giovanili più importanti d'Italia, perché comunque affrontavamo squadre come Milan, Inter, Juventus. Non dico alla pari, però c'erano delle partite molto equilibrate, ecco. Il mio sogno era appunto quello di arrivare in prima squadra, nella squadra della mia città. Purtroppo poi l'esito della prima squadra è andato come non doveva, però sono felice e orgoglioso di aver fatto questo settore giovanile importante. Però, insomma, la maglia della prima squadra la vesti, qui siamo in Serie B, il giorno sì. Del tuo esordio.
Esordio a Lugano, Padova-Brescia 0-0. Mi ricordo una partita per me emozionante. Avevo praticamente lo stadio che tra amici, parenti, eccetera, erano tutti lì per me perché sapevano l'importanza per me di esordire in quello stadio con quella maglietta lì. Ho sempre il rammarico di aver avuto soltanto qualche opportunità e poi quell'anno lì è finita nel peggiore dei modi. Quindi poi le strade si sono separate, non so, tanti ancora a Padova si ricordano di me e dicono dovresti tornare alla tua città. Io al momento ho preso un'altra strada, poi nel calcio si sa, non si sa mai un domani cosa possa succedere. Magari chiudere la carriera dove sono partito potrebbe essere un'idea. Perché non solo c'è la retrocessione del Padova quell'anno, c'è anche il fallimento e tu cominci un percorso abbastanza particolare che dalla Serie B appena toccata ti porta anche in Serie D. Sì, subito appena dopo il fallimento di Padova me ne tocca un altro subito dopo 6 mesi, quindi c'è stato un anno davvero per me sfortunato. Col Monza. Sì, mi sono trovato in un contesto anche lì che ogni giocatore non poteva sapere quello che succedeva, però in un anno calcistico 2 fallimenti consecutivi e ho dovuto fare una scelta un po' di vita, nel senso ero un ragazzo comunque tanto ancora giovane, quindi non ero ancora maturo, pronto, mi ha spaventato un po' il fatto di stare via di casa senza appunto percepire uno stipendio che era appunto il tuo lavoro, no? E quindi ho fatto una scelta un po' di vita e ho detto ricomincio da capo, voglio ricominciare da vicino a casa, avere delle certezze, anche andando giù di categoria, infatti in un anno sono passato dalla Serie B del mio Padova alla Serie D vicino a casa, una squadra vicino al mio paese, quindi è stato un passo indietro, però con l'obiettivo di farne poi 2 in avanti in futuro, e così alla fine è stato. Perché poi con il Crema ti metti in vetrina, sì, sia agli occhi della Reggiana alla prima giornata del campionato di Serie D che agli occhi del direttore sportivo, allora al Modena, oggi alla Reggiana, Doriano Tosi, perché nelle partite anche con il Modena fai una bellissima figura. Sì, Crema ha voluto mettere questa foto perché è proprio, secondo me, da quest'annata qui ho avuto l'opportunità ora di vestire la maglia granata e di farmi vedere ovviamente dalla dirigenza che all'epoca era a Modena, ma essendo nello stesso girone comunque poi c'è stata la fortuna e di venire a Reggio tramite ovviamente a Doriano Tosi che mi voleva a Modena l'anno prima, forse destino, non lo so, però il mio percorso è una storia che tuttora racconto con piacere, con orgoglio, non mi vergogno di dire di aver toccato il fondo, tra virgolette, il basso per risalire, appunto in un anno dalla Serie B alla Serie D e il percorso inverso dalla Serie D alla Serie B in un anno. E forse destino, forse bravura, forse una serie di componenti che negli anni non ho mai avuto, vedi i fallimenti vari, e forse me lo meritavo, me lo merito, non lo so, però sono contento e orgoglioso di aver fatto questo tipo di percorso e non mi vergogno affatto, anzi ora il mio obiettivo è fare lo step ulteriore per giocare anche magari nella massima serie. Per accompagnarti in questo percorso che, come dici, speri ti porti addirittura in Serie A, ci sono degli amici che sono una sorta di fil rouge nella tua vita, che ci sono da sempre, come per esempio Christian. Christian è per me uno dei miei migliori amici, un fratello praticamente ormai acquisito, ci conosciamo da ben 20 anni ormai, tuttora ci vediamo, ci sentiamo, fa il tifo per me da casa e quando posso tornare è una delle prime persone insomma che vedo. E poi in questa foto c'è un mini gruppo, Riccardo e Anna ci sono. Riccardo lui è il mio migliore amico, proprio perché ci conosciamo dall'età di pochi anni, abbiamo fatto l'infanzia insieme, lui è proprio del mio paese, quindi abitiamo vicini e abbiamo un rapporto ecco speciale, con lui ho fatto scuola, ho fatto qualche anno di calcio nel paese e per me è una delle persone più importanti perché tuttora mi segue, ovviamente quando c'è la possibilità di venire allo stadio ci viene e lei è Anna, la sua fidanzata, che tra l'altro è diventata molto amica con la mia fidanzata. Abbiamo creato qui, siamo in vacanza l'estate scorsa e appena si può ovviamente ci si vede perché abbiamo un rapporto speciale noi quattro. A proposito dell'estate scorsa, c'è qualcuno che è venuto neanche a vedere la partita, la finale con il Bari, ma a stare fuori dallo stadio per tifare per te, Alberto.
Dovevano venire un sacco di persone il 22 luglio perché ovviamente a me avrebbe fatto solo che piacere, no? Venire tanti amici e mia famiglia, ma con il discorso del Covid non ci si poteva spostare, quindi lui ha fatto un'eccezione, è venuto ed è stato fuori dallo stadio, l'ho vestito con la mia maglia per un po' camuffarlo, per non farlo sentire un padovano in mezzo ai reggiani, no? E gli ho detto, allora mettiti la mia maglia che vai al sicuro e gli dici che sei mio amico e anzi ti troverai alla grande. Ho messo questa foto perché ritrae proprio la notte della promozione e gli avevo promesso ovviamente di star fuori dallo stadio che al triplice fischio ci saremmo visti e avremmo festeggiato, quindi gliel'avevo già praticamente detto che se anche faceva un viaggio e rischiava qualcosina in quella sera, ci saremmo divertiti, se la sarebbe ricordata anche lui. Infatti è un ricordo bellissimo che ho piacere di condividere ancora con lui. Rieccoci, e ora è tempo di riavvolgere il nastro della memoria e tornare al Mirabello, dove alla fine degli anni 60 l'idolo era un solo e incontrastato, Dante Crippa. L'attaccante che fece sognare i tifosi granata se n'è andato a fine febbraio. Per lui una carbonella granata, piena di nostalgia e di gratitudine. Mirabello e Mirabello, insomma. È il 5 luglio 1966, mancano 5 minuti alla mezzanotte e alla chiusura del calciomercato. I dirigenti granata, presenti al mitico Hotel Gallia di Milano, grazie alla mediazione del procuratore reggiano Mauro Aigotti, acquistano un giocatore destinato a segnare la seconda metà degli anni 60. È cresciuto nel Fanfulla, nel 60 è agli ordini di Nereo Rocco al Padova. Successivamente passa alla Juventus, dove però un infortunio rischia di comprometterne la carriera. Passa poi la spalla del mitico presidente Mazza, in Serie A, dove retrocede e poi risale. Dante Crippa arriva quasi per coincidenza, come avvenne 10 anni prima con Aldo Catalani. E non sono pochi i tifosi che nutrono dubbi sull'acquisto di un giocatore che a 28 anni perde l'occasione di ritrovare la Serie A. La sorte sarà ancora benigna con la maglia granata, o meglio, la maglia granata riuscirà nuovamente a rigenerare un giocatore che mette in campo un talento che nemmeno le doppie marcature riescono a fermare. Finte, dribbling, visione di gioco, due piedi d'oro che rapiscono il pubblico e ubriacano gli avversari. Il famoso passo doppio, non so se è inimitabile, però a me ha dato moltissimo perché era una maniera per liberarmi dalla marcatura dei terzini. Col passo doppio riuscivo a seminarli, quindi ne ho approfittato. E così, il 30 luglio 66, mentre l'Inghilterra vince la sua prima e unica Coppa Rimè, la reggiana sale in ritiro a Montecreto. La rinnovata squadra di Bizzotto è considerata molto forte, ma parte male. Dopo 10 giornate non ha ancora vinto una partita. Ad un tratto però cambia tutto. Crippa diventa Crippa Show. Era un'esaltazione a fare di meglio in campo. Crippa Show, cioè si attendevano da me cose importanti che non sempre potevo dargli naturalmente. Era un riconoscimento, insomma, ha fatto molto piacere quella scritta che avevano fatto, però era anche impegnativa perché ti coinvolgeva a giocare meglio di quello che sai fare, insomma. La reggiana regola infatti a domicilio sia Pisa che Livorno e spicca il volo verso la vetta della classifica. Alla fine sarà terza, quando le promozioni erano due. La strada però è tracciata. Anche l'anno successivo, in un Mirabello che ha definitivamente abbandonato la carbonella, i granata lottano al vertice grazie anche ai 10 gol di Crippa e le 11 marcature di un rigenerato Fanello. Ma è nel 68-69 che il sogno della Serie A si infrange di nuovo per un solo punto a vantaggio del Bari, e proprio quando le promozioni erano nel frattempo diventate tre. Era una squadra che ha fatto un campionato, non dico eccezionale per non esagerare, però sicuramente bello. E non arrivare ad affrontare ed a beccare quello che ci si aspettava, insomma, è stata una delusione. Però quel tempo era così, insomma. La stagione 69-70 è quella del cinquantenario granata. Con l'entrata in società di Raniero Lombardini, il club sembra pronto al grande salto, seppure con un Crippa part-time. La squadra sembra più forte, ma sarà una delusione. L'ultima partita di campionato a Catanzaro è uno scontro diretto. Finisce 0-0. E la differenza reti applicata per la prima volta nella storia condannerà i granata alla retrocessione. È la fine dei favolosi anni 60.
si chiude un ciclo per lunghi tratti entusiasmante. In quattro stagioni Dante Crippa ha giocato 129 partite e segnato 29 reti. Ed il segno che ha lasciato è indelebile come la sua effigie. Ero in maniera esagerata applaudito e quasi ringraziato di essere lì, quindi mi è rimasta nel cuore, insomma. È stata una vita decisamente piacevole. Forza Reggiana! Quel percorso che ti aveva portato in Serie D e che ti ha permesso di metterti in luce agli occhi di Doriano Tosi ti porta poi a Reggio Emilia. La prima foto della tua avventura reggiana, la prima foto piena di gioia è quella del gol contro il Piacenza, un gol straordinario, quasi da metà campo. Primo gol con la maglia granata. Io solitamente negli anni in carriera non ho grossi gol come statistiche, insomma, ecco. Però questo è un gol che sento mio per una serie di motivi, insomma. È un gol dove il portiere esce, mi regala il pallone quasi a metà campo e non ci ho pensato due secondi. La palla ci ha messo un pochettino ad arrivare in porta, l'ho quasi spinta così insieme allo stadio che ancora all'epoca c'erano i tifosi ed è una cosa che mi ha permesso in quel momento lì di andare sotto la curva ed era uno dei miei grandi sogni. Appena arrivato a Reggio sapevo che c'era una tifoseria importante, una curva che ti spingeva allo stadio e ho detto il primo gol devo per forza andare lì sotto ed esultare con loro. Un ricordo speciale soprattutto per te è quello di questa maglia indossata, maglia celebrativa, partita contro il Padova, il tuo derby. Questa è la maglia del centenario dell'anno scorso e l'ho voluta mettere perché oltre al di là della maglia che per me è bellissima, proprio al di là del centenario, proprio come è fatta, è particolare, mi piace da morire e poi è la partita, guarda caso, il destino contro il mio Padova per la prima volta da avversario, quindi quella partita lì. Tra l'altro ho dato anche qualche grattacapo a loro, nel senso che ho fatto l'assist per Carbò che poi ha fatto gol e abbiamo vinto 1-0. È stata una notte anche quella particolare, significativa, bella, emozionante. Ho fatto un dispiacere al mio Padova, però in questo momento vesto la maglia della Reggiana e sono contento così. Messaggi, telefonate da Padova? Qualcosina sì, complimenti da una parte e da altre parti un pochettino potevi evitare, però ovviamente quando vado in campo penso solo a quello che devo fare. Ovviamente adesso ho una maglietta importante, quella granata, e voglio difendere e sudare al meglio, insomma. Ecco, nel comitato d'accoglienza qui a Reggio Emilia c'è una persona di riferimento importante, lo vediamo anche dal tuo look, ovvero il barbiere. Sì, lui è Marco, con lui ho subito, appena arrivato a Reggio, ho chiesto subito, mi piace molto stare ordinato con i capelli, infatti ogni prima delle partite, il giorno prima o due giorni prima, ci si va a dare una sistemata pronti per la partita, no? E appunto ho conosciuto lui, ecco, ci siamo sempre detti siamo una bella coppia, io i piedi buoni, tu le mani d'oro, quindi ecco, adesso ho mandato quasi tutti i miei compagni, perché praticamente quasi tutta la squadra va da lui prima delle partite, è quasi un rito, non dico scaramantico, però ci si va a dare una sistemata da lui e con lui ho un ottimo rapporto, è un amico, ecco, uno dei miei amici di Reggio. L'ho conosciuto ed è un motivo anche per cui io sto bene, mi sento a casa qui. Senti, sei sempre pettinatissimo, però c'è una foto finalmente dove sei un po' spettinato, emozionato al fischio finale della partita col Bari. Qui i capelli non contavano. Non contavano, più. No, qui questa è una foto che, guarda, mi viene la pelle d'oca a rivederla perché è una foto per me, la foto più importante della mia carriera. Più significativa, più toccante, perché racchiude un pianto di gioia, di liberazione. Lì ho fatto in quei pochi secondi, dopo che l'arbitro ha fischiato, ho fatto proprio il backup, no, della mia carriera. E pensando che qualche anno prima ero praticamente finito nel dimenticatoio, e il triplice fischio mi sono ritrovato in Serie B, ho vinto un campionato con la Reggiana, che è una società che merita almeno la Serie B. Quindi
emozioni incredibili, fatto un pianto davvero che non facevo forse da bambino, così. E un'emozione, ti dico, guarda, mi viene quasi da emozionarmi adesso a rivedere la foto, perché è una foto che per me varrà sempre per tutta la vita. Non finiva mai quella non partita finiva lì. Mai quella partita lì. Guardavamo ogni 2 secondi il cronometro e ci si diceva sempre è finita l'arbitro, e guardavi sempre, il cronometro andava all'indietro, non andava in avanti, e sentivi già fuori dallo stadio i primi clacson, i primi petardi, i primi fumogeni, no? I primi cori della curva che ci aspettavano fuori. Ho detto non può, ma io prima di quella partita lì, come ti dicevo prima, con Alberto l'ho fatto venire e ho detto ti prometto che, e ti do la mia garanzia che a fine partita festeggeremo, perché si era creata quel qualcosa dopo il lockdown che ci ha permesso appunto la semifinale, i quarti nel nostro stadio, cioè era destino, no? La finale a Reggio Emilia di vincere contro il Bari. È andata bene e adesso siamo in Serie B e bisogna mantenere questa categoria. Subito questo. Dopo poi insomma le belle sensazioni, la festa sullo scalone con tutti i tifosi sotto, sei con Andrea e con Mattia Marchi. Nel gruppo dell'anno scorso, ma anche di quest'anno, perché del mio carattere sono tra virgolette l'uomo spogliatoio, no? Sono uno che ama ridere, scherzare, battute, scherzi ai compagni, con tutti insieme, no? Quindi potevo mettere con chiunque perché ho un rapporto bellissimo con tutti. Ho messo questa perché ora Mattia ha intrapreso un'altra strada, nel senso non è più con noi, però io, lui e Andrea, con Andrea ho un rapporto, ecco, sembra un fratello maggiore per me. Diciamo che qualche bastonato ogni tanto me la dà, ma perché ovviamente abbiamo un rapporto che è speciale. Noi tre abbiamo creato quel qualcosa dove, non lo so, sembra che ci conoscessimo da una vita, invece alla fine è da un anno e mezzo, però con loro penso che oltre al calcio, i compagni di squadra, si vada anche oltre, quindi penso che poi alla fine sia anche un rapporto di amicizia futura, e ecco, messo loro perché li voglio molto bene a loro. Igor, dopo la finale con il Bari c'è un'estate molto breve, molto strana, e poi è subito Serie B. Serie B in cui riesordisci dopo l'esordio con il Padova con 2 assist subito, pronti via la partita contro il Pisa, e poi nel mercoledì successivo c'è la Coppa Italia e ti prendi il rigore contro il Monopoli nella serie finale col cucchiaio addirittura. Si vede proprio Igor in questa foto, nel senso con il pallone in mano in un momento delicatissimo, perché è il quinto rigore, quindi decisivo per il passaggio del turno, e qui stavo guardando l'arbitro col sorriso, nel senso mi ricordo che in questa foto, in questo istante preciso, l'arbitro viene vicino e mi dice se segni passate il turno, avete vinto. Allora io lo guardo ridendo come per dire lo segno. Lo sapevo e lo segno. E poi avevo fatto una scommessa un po' con i miei compagni a metà campo dicendo, cioè, di non sbagliarlo, e gli ho detto non preoccupatevi, faccio il cucchiaio e vinciamo. E loro non ci credevano, alla fine è andata davvero così. Sei matto. Io su queste cose qui, non lo so, mi scatta qualcosa di per la testa che decido, battezzo in quel momento lì e sono sicuro che poi succede. Infatti è andata bene, abbiamo vinto, poi la Coppa Italia è successo quello che è successo, poi che non ci hanno permesso di passare il turno, però in quel momento lì chiudere la lotteria dei rigori con un cucchiaio, con un sorriso così. E poi c'è la parentesi nera del Covid, uscite dal Covid con una vittoria simbolica, straordinaria contro il Venezia nel giorno del tuo primo gol in Serie B. Una lezione di vita, perché in questo momento, in questo anno e mezzo dove appunto non si riesce più a vivere la normalità, fare per una squadra di calcio, avere avuto il Covid, stare lontano dai campi, senza allenamenti, per 20 giorni tamponi, un sacco di pensieri, ovviamente
ritornare dopo un solo giorno d'allenamento e vincere contro il Venezia, che comunque è una squadra che quest'anno sta sotto gli occhi di tutti, penso che sia stata una lezione di vita, ecco, nel senso che ci si può rialzare anche dalle cose più brutte, in questo caso il virus. Io ricordo la tua intervista alla fine della partita, perché sei stato il giocatore che è venuto a parlare ai microfoni di Dazone, e ci hai detto: abbiamo avuto paura anche. Avere il Covid per una squadra intera, abbiamo avuto paura davvero tanta. Quindi questa vittoria in primis va a noi stessi, che ce lo meritiamo. Fortunatamente, ora posso dirlo, non sono entrato in mezzo e non sono stato contagiato. Ho avuto questa fortuna da un lato, ma ti dico che personalmente ho avuto paura, perché ovviamente ogni giorno i casi aumentavano e siamo stati in una squadra forse da record, no? Perché totale 29 positivi tra staff e squadra. E vedere i miei compagni per videochiamata sentirsi, oppure vederli al campo chiusi in macchina per fare il tampone ogni giorno e non sapendo più quando si poteva ricominciare. Le partite ovviamente andavano avanti, noi saltavamo, le abbiamo persa una a tavolino, quindi ti dico, non si era più parlato di calcio. Quando tu non parli più di calcio pensi al peggio, no? Quindi in quelle settimane sono state settimane dure dove abbiamo avuto e ho avuto paura anch'io. Senti, chiudiamo parlando di un regalo che, al di là della Serie B, ti ha fatto Reggio Emilia, ovvero Benedetta. Qui ho incontrato una persona, una donna, una ragazza, il mio tutto, ecco. Qui Benedetta per me è speciale, una ragazza dove l'ho conosciuta l'anno scorso, dopo pochi mesi che ero arrivato a Reggio, ed è davvero una persona, una ragazza che mi ha aiutato molto anche nel fatto di sentirmi reggiano, no? Acquisito. Infatti è uno dei motivi per cui io sto bene a Reggio, è aver trovato la ragazza, la mia donna, credo e spero sia anche la donna giusta per me, della mia vita, no? Lei mi ha aiutato molto, ci siamo conosciuti anche in un anno difficile, no? Dove il Covid non ci ha permesso, però da un lato è stata anche la nostra fortuna, dove il lockdown ci ha rinchiuso nella stessa casa, nel periodo migliore, sai, agli inizi, e abbiamo condiviso tante cose e credo che sia un amore vero, nel senso un amore che lei mi aiuta, mi sta vicino e io anche, perché alla fine ci vogliamo davvero bene. E poi insomma sei già stato adottato anche dalla famiglia di lei. Un altro motivo appunto per il mio bene verso Reggio Emilia è proprio anche la sua famiglia. Ecco, io non avendo possibilità di tornare spesso a casa, quindi stare in famiglia con la mia famiglia, come ti dicevo prima, ho trovato una famiglia che sembra quasi una squadra di calcio, no? A livello numerico. Sono davvero tanti e io non sono abituato a numeri così in famiglia, no? Perché noi siamo in molto meno. Però è una famiglia ho un rapporto bellissimo con tutti, mi sento parte di questa famiglia che è reggiana e mi vogliono davvero bene, sono anche loro diventati tifosi ora della Reggiana, avevano perso un pochettino, no? Soprattutto il papà Enrico aveva perso un pochettino la passione per il calcio, no? Per la Reggiana. Da quando ci siamo conosciuti, ovviamente ora sono tutti davanti alla TV al sabato a guardarmi, a tifare con la mia maglia, quindi mi fanno sentire un figlio acquisito e devo tanto anche a loro. Senti, anche con la cucina reggiana ti hanno fatto avere un buon rapporto? Io lo sapevo appena arrivato in Emilia, cioè qui a Reggio, sapevo che si mangiava, tutti mi hanno detto vai lì, si mangiava, si beve bene, sì, c'è tutto, no? Però poi la nonna soprattutto mi fa sempre i cappelletti e sono specialità davvero buone. Io mi trovo benissimo a Reggio e mi sento ormai acquisito. Chiudiamo parlando di che vuoi arrivare in Serie A, giustamente, è un sogno di tutti i calciatori, ma quando? Il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe raggiungere la Serie A con questa maglia. Poi nel calcio si sa, da ogni anno può cambiare qualsiasi cosa, però io penso che l'emozione che ho vissuto l'estate scorsa, il 22 luglio, che nessuno ci sperava appunto dalla C alla B, penso che per un progetto che ha la società di qualche anno di provarci, penso che forse sia il posto giusto e il momento giusto, ecco. E mi auguro che sia prima possibile. Grazie mille. Grazie a voi.